Una giornata ricca di novità che apre ufficialmente la stagione sportiva 2023-2024, dalla presentazione del nuovo allenatore alla firma del protocollo d'intesa con la Fondazione Fioravante Polito al nuovo organigramma. Sì, oggi abbiamo dato avvio alla nuova stagione, che è la quarta stagione per la nostra società in Serie D, ma non è solo la Serie D che come società e come Polisportiva Santa Maria noi portiamo avanti dei progetti, lo sapete da tanti anni, il progetto è quello di valorizzare i giovani ed è anche quello di dare l'opportunità ai giovani di seguire degli esempi importanti nella vita e tra questi c'è sicuramente quello di poter seguire le indicazioni mediche, di poter seguire con delle analisi specifiche il loro stile di vita. E questo con la Fondazione Polito sicuramente sarà un ulteriore tassello che metteremo al nostro progetto. Il nuovo allenatore di quest'anno, Osvaldo Ferullo, un esordiente, un volto nuovo ma che ha già dimostrato una grande empatia con la società, con il territorio. Sì, assolutamente sì, è un mister che noi conoscevamo, seguivamo, non ha esperienze nella quarta serie nazionale, però è una persona preparata, un gran signore, un lavoratore che sicuramente ha una motivazione importante, quella di cimentarsi in un campionato sicuramente difficile. Lui però è stato un giocatore a livelli importanti di D e di C e quindi siamo fiduciosi e siamo ottimisti che arriveremo anche con lui a mantenere questa categoria per questo territorio che è, come dico sempre, un obiettivo importantissimo e quasi eccezionale per un territorio così piccolo. Sì, Presidente, abbiamo avuto oggi anche la sensazione di un ritrovato entusiasmo, come dire, un punto di partenza importante anche in vista di questo nuovo campionato che sta per cominciare. Sì, indubbiamente devo dare atto anche a mio figlio e ad altre persone che si sono impegnate per iniziare un nuovo percorso. Questo percorso vedrà il territorio, vedrà il comune in prima linea. Firmeremo tra pochi giorni una convenzione pluriennale per la gestione del campo Carrano. Questa sottoscrizione con la Fondazione Polito ed altre importanti iniziative che faremo con il territorio, ma anche con i comuni adiacenti, penso ci porterà un percorso nuovo da svolgere. Questo sempre nell'interesse, ripeto, di un comprensorio che può vedere nella Polisportiva Santa Maria un motivo di aggregazione ed un centro anche per poter migliorare la vita di tanti, soprattutto dei nostri figli e dei nostri nipoti.